E ciao ragazzi e bentornati in un nuovo episodio di Recensione più Doppiaggio. Quest'oggi parliamo del film My Spy che potete trovare su Prime Video, dove sono anche presente come figurazione, ragazzi. Già. In cui c'è il nostro Bautista e il nostro Mr. Chao. E sì, ragazzi, lo chiamerò Mr. Chao perché Ken Jeong, come cazzo si chiama, non mi viene da dirlo, e per di più pure perché tanto, per quanto io lo ami perché fa ridere, raga, lui è Mr. Chao in ogni film, quindi va bene Mr. Chao. Partiamo direttamente con la trama. Allora, il nostro Bautista ha una figliastra con il quale ha dei problemi da patrigno e niente, il suo lavoro è praticamente un ex collaboratore della CIA che però si è messo a fare lavori da ufficio. Il nostro Mr. Chao invece è il suo capo, quindi pure lui alla CIA, e il figlio va a scuola con la figlia di Bautista e è un po' uno sfigatello, sono un po' due sfigatelli insieme, tra virgolette. Succedono cose random, alla fine si scopre che vanno tipo in Italia per cantare nel coro del Vaticano perché fanno il coro. Arrivano in Italia e il figlio di Mr. Chao viene rapito, quindi succedono cose, cercano di andare a recuperare il figlio, poi si scoprono che ci stanno, bombe nucleari sotto al Vaticano, che sarebbe un sogno, perché mamma mia, perché cazzo l'hanno fermati, non lo so, magari. Comunque, andando avanti, niente, vabbè, lo sapete come andrà a finire. È un po' tipo un... com'era? Spy Kids, lì Spy Family, come cazzo si chiamava, quei film in cui c'era tutta la famiglia che era tipo delle spie. Vabbè, comunque è un film per famiglie, è molto divertente, e che sinceramente, se volete farvi quattro risate con un film molto semplice e leggero, ci sta. Quindi come trama, per il tipo di film che è, assolutamente darei un 7. Passando ai personaggi invece, allora, il nostro Bautista è uno che ormai ha detto tipo no alla violenza, che sta tranquillo perché naturalmente, cioè, vorrebbe evitare di morire e prendersi cura della sua famiglia, insomma è questo. Però ovviamente poi si troverà costretto a fare qualcosa. La figliastra, è una che invece vorrebbe una vita un po' più normale, perché per colpa del padre, patrigno, gli viene fatto tipo un addestramento, tutte cose, bla bla bla, Però allo stesso tempo gli piace un pochino pure quello che fa e quindi vorrebbe un po' fare qualcosa più sul campo, perché si è un po' rotta il cazzo di allenarsi senza motivo. E niente, una cosa molto tranquilla. Il figlio del nostro Mr. Chao invece è il classico sfigatino di turno, che è tipo il migliore amico della figliastra di Bautista. E niente, non ha nessun'altra capacità se non quella di essere un ragazzo tranquillo. E niente, Mr. Chao è Mr. Chao. Non c'è altra spiegazione, è esattamente come Mr. Chao e come in ogni film, come ho detto. Secondo me ci sta per quello che doveva essere, niente di eclatante o particolare, un 6. Obiettivo era fare un film per famiglie con degli attori un po' improvvisati, perché comunque entrambi non è che sono chissà che attoroni, ma personaggi, Bautista e il nostro Mr. Chao. Però molto divertente, comunque molte cose fanno veramente ridere e ti intrattengono, quindi assolutamente obiettivo raggiunto, direi anche un 7. E come voto finale diamo un 6,5. Se non avete tantissima roba da guardare, insomma, lo potete trovare su Prime, dura poco, quindi un'oretta e mezza, due mi pare, quindi ci sta, ve lo consiglio. Ci vediamo al prossimo video, che sarà il doppiaggio di My Spy.